violenza contro il Como. Emiliano Cirillo. In tribuna il magnate arrivato dalla Malesia, Nordin Ahmad, socio di maggioranza del Bari. Sul campo turnover di Camplone, spazio a Puskas. Cuoghi schiera in attacco Gerardi al fianco di Ganz, arbitra Marino di Trieste. Parte con convinzione il Bari, Puskas, stacco imperioso, scuffa in calcio d'angolo. Il Bari manifesta superiorità ma lascia spazio al Como, Ambrosini, innesta Gerardi decentrato e poco coordinato nella battuta. Torna a farsi intraprendente il Bari, la regia di Rosina che lancia Sansone, stoccata perentoria, Scuffè si oppone, ancora Sansone, provvidenziale, il portiere del Como. Il Bari abbassa ritmo e intensità, Scapuzzi, iniziativa personale, conclusione congelata da Micai. Le immagini montate da Alessandro Calabrese ci portano alla ripresa e c'è un Como più spregiudicato. In apertura c'è subito una torsione di Gerardi controllata da Micai. Il Bari torna a produrre gioco, sassata di Sansone, Scuffè respinge, Puskas brucia Ambrosini ed infila l'angolino alla sinistra del portiere. 60esimo, Bari in vantaggio, esulta l'attaccante rumeno e in tribuna anche Nordin. Dezzi, appena entrato, scambio con Rosina, pallone in profondità, destro fulminante, 2-0 Bari al minuto 68, pazzo di gioia lo stadio San Nicola. Poi c'è un atteggiamento sprovveduto della difesa barese, Ganz lestissimo nella conclusione di poco a lato. Si spegne però il Como, si esalta invece il Bari, c'è il pezzo di bravura di Rosina che mette il sigillo alla gara, 3-0 all'80esimo. Il Como sprofonda e resta ultimo in classifica, il Bari si isola al terzo posto con il sesto risultato utile consecutivo. Gol e assist al 32enne Alessandro Rosina, onestamente non si poteva chiedere di più, è lui il migliore in campo al San Nicola, Bari batte Como 3-0, linea ad Andrea Fusco. Grazie Emiliano Cirillo, allora che votazione dare? Ma 7-3-0, ma non è stato così facile come sembrerebbe dal risultato. Intanto il Bari ha trovato una continuità di risultati. Sì, bravi, bene, l'aspetto fisico, la qualità delle giocate, la gestione delle partite che era il limite di questa squadra, ha saputo aspettare il momento giusto per far male e questa è una squadra che ha grande qualità, adesso trovando anche continuità sarà veramente una squadra protagonista per questo finale di stagione. Trapani-Ascoli, una partita...